Federico dice alcune cose vere, Federico dice alcune cose vere, che sono anche state oggetto di discussioni durissime in questi tre anni, che non hanno fatto, diciamo, non hanno preso le prime pagine dei giornali, ma quando abbiamo chiesto al ministro Tremonti di farsi portavoce del divieto di vendita allo scoperto sui mercati finanziari, l'abbiamo detto 2 anni fa. È successo, quando c'è stato il crack di Lehman Brothers, Obama per alcuni mesi ha bloccato le vendite allo scoperto e nell'Eurozona è successa la stessa cosa. Qualche mese dopo si è ricominciato a ballare con i derivati e con le speculazioni legate ai cosiddetti CDS sui debiti sovrani, che è la cosa a cui fa riferimento Federico. I CDS sono dei derivati. I credit default swap, uno scommette sul fallimento di un paese, nascono questi strumenti in realtà per assicurare il risparmiatore su un rischio e in realtà il mercato parallelo, scommette sul fallimento, e il mercato parallelo delle scommesse ad un certo punto diventa molto più grande delle dimensioni dei debiti stessi ed è la cosa che lui pone, che è maledettamente vera, che dovrebbe portare a delle sanzioni durissime. Su questo c'è una battaglia democratica, perché lo dico ai ragazzi, perché mi ci rivedo, diciamo 20 anni fa dibattevamo di cose molto simili, io diciamo, tanto per capirci, ho cambiato diciamo 15 case in 4 città diverse in 20 anni e diciamo, tendenzialmente penso di continuare a farlo, anche se pro tempore faccio il deputato, e quei temi erano nella fase embrionale e se ne discuteva in bocconi allora, se ne discuteva. Ad un certo punto il meccanismo è andato fuori controllo, ma è andato fuori controllo sui paesi, perché lui dicendo quelle cose ha confermato il perché dell'errore di Cremaschi nel parlare della BCE, perché di fatto quelle speculazioni sono avvenute sui paesi più deboli che avevano fatto debiti. Allora la domanda che io pongo ai ragazzi è: non ha più senso far pagare il costo di tutto questo a coloro che hanno sbagliato e andiamo a prelevare i soldi lì dove ci stanno? L'insolvenza del nostro paese è un'insolvenza che asfalterebbe tutti, quelli buoni e quelli cattivi, le persone che hanno dato al paese e quelle che hanno portato via dal paese, e a mio avviso penalizzerebbe soprattutto i buoni. Io sono convinto che siamo finalmente tutti nudi di fronte a quello che è successo sui mercati finanziari, e fate bene a porre questo tema, ma non ne usciamo col default. Però scusate, io vorrei dare un dato, scusami, poi sentiamo Cacciari e anche Rusconi. Io le ho posto una domanda, se credono che non sia meglio rispetto al default prendere i soldi là dove ci sono e far pagare il costo più alto a chi i soldi ce li ha, perché questa è l'altra strada e io penso che sia l'unica strada che noi possiamo seguire. Sì, ma guardi che quelli che lei chiama buoni, diciamo, no? Noi l'abbiamo espresso in altri termini, il 12,7% delle famiglie italiane che detengono una parte del debito, il 12%, il 12% del debito, che sono buoni anche quelli che hanno i loro soldi. Va nelle no, ma ci sono anche guardi, io questo criterio dei buoni non so di dove derivi, io so il fatto che Goldman Sachs ad oggi e perdono i soldi anche per non si può, perché siccome siete in 7 dovete aspettare il vostro turno, Cremaschi. Una risposta, ragazzi, e una a Cacciari. Ai ragazzi. No, prima a Cacciari, perché è più fresca, il PD andrà in crisi quando Monti nel 2013 avrà fatto la sua agenda. No, Cacciari pone un problema molto serio e che, diciamo, deve spingerci a guardare in faccia la realtà. L'uscita dal campo di Berlusconi, a mio avviso, riduce i poli possibili a 2, non sono più 3 poli, sono due, è evidente, sono 2. Quali? Bisogna costruirli. Quali sono? Saranno costruiti nei prossimi... Guarda, voi con che vogliamo essere ce li spieghi questi 2 poli, ci però? Raccontiamo, ci spieghi questi 2 poli? L'uscita dal campo di gioco di colui che in questi anni ha messo... stiamo discutendo del quadro attuale e dell'ipotesi che questa legislatura vada a completamento al 2013. Il 12 è lunghissimo. Non c'è dubbio, se il governo Monti cade tra 3 mesi ritorneremo qui a Piazza Pulita a discutere di una storia che anziché durare 17 anni dura 18, 19, 20, probabilmente 25. Se questa legislatura volge al termine, sarà inevitabile che i 3 poli diventano 2 e i 2 poli
inevitabilmente certo. dovranno essere ricostruiti, non facciamo finta di non capire. Poi, certo. se la domanda certo. è, voi quello che siete io. Sempre PD, Selli, TV, lo dirà la storia. Di là, sono quel che resta del PDL senza Lega. Vuol dire la dirà la storia? Sono i vostri alleati, no, Vendola no, dirà, e, ho capito, e ma Di Pietro, come lo dirà la no, storia? Dobbiamo votare alcune cose. Lo dovete dire importanti. Voi. Sì, ma se noi votiamo provvedimenti, sa chi ha firmato l'unica proposta di legge sulla Tobin Tax in Italia? La prima e unica per Luigi Bersani. Abbiamo voti dell'Italia dei Valori? No, non ancora, sì, ma magari faccia capire, scusi, ma che cosa succede dovremmo... al nostro partito quando si tratterà di Guardi, votare finora l'abolizione delle partito... pensioni di anzianità? No, allora, finora il Partito che cosa Democratico... succederà nel vostro, me lo spieghi? Che cosa succede? Se noi ci ritroviamo in queste condizioni e se Berlusconi è caduto è perché il Partito Democratico ha guidato le opposizioni parlamentari che hanno votato per il 95% come il PD nelle opposizioni parlamentari. Sì, ma non mi ha risposto però. E ce lo dici, no, le rispondo. Mi risponda. Dipenderà dalla, da che come succede da come quando può, chiedono l'abolizione delle pensioni di anzianità. Ma, le faccio io un'altra domanda. Che cosa succede quando decidiamo di riformare il welfare in modo redistributivo? Però io non ho capito ho la capito, risposta. Ma la, non lo deve dire a me. A chi lo deve dire? Lei del PD, a chi lo chiedo? Formigoni, mi scusi. Se l'Italia dei Valori non è d'accordo come la Lega sulla redistribuzione di risorse, io sono dell'avviso che bisogna prendere i soldi a dove ci sono e metterli dove non ci sono, e questo lo si fa anche riformando l'età pensionabile, che non significa abbassare le pensioni, significa tagliare i vitalizi, tagliare le pensioni d'oro. Via le pensioni di anzianità. No, non facciamo perché c'è il tabù proprio. Perché c'è? Poi vediamo un sondaggino su questo. Renasti, cosa succederà quando andranno a votare le pensioni di anzianità? Succederà che facciamo sciopero contro il governo Monti, però vorrei parlare. Cremaschi, mi rispondi. Noi abbiamo una proposta che prevede la flessibilità all'uscita da 62 a 70 anni, e cioè chi vuole può uscire. Aggiungo che siamo per un patto generazionale, perché se io ho lavorato 40 anni e posso lavorare altri 2, 3, 4 anni, devo poter dare i miei contributi possibilmente a mio figlio che è precario. Vogliamo discutere di questo. Questo significa discutere di contenuti e non farsi dare la linea da Cremaschi. Che è molto bravo a dare la linea ai partiti politici, io... Ora, sono in un partito riformista e liberale e la linea ma loro la devono votare dare. Spingere il bottone devono spingere il bottone votare la riforma Monti Cremaschi no, vogliamo discuterla eccolo qui Cremaschi per i politici arrivare in bicicletta no? Come succede negli altri paesi non è populismo, è una bella immagine allora, attenzione torno a dire leva in bicicletta? Se fosse una nostra decisione non c'è neanche una tutela, nulla gli hanno dato a lei. No, guardi, ne siamo tanti che andiamo in motorino. Poi voglio dire, Ambra è stata bravissima perché è un artista ed è stata anche molto efficace. I filmati anche, Scilipoti ci ha messo il suo come sempre, ma non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali, per fortuna. Cioè lei non ci mangia la camera? Guardi, qualche panino l'ho anche mangiato alla camera, però francamente... La linguina... Come capita a chiunque in qualsiasi mensa se ma non, mangia... non pensa che sia uno scandalo però, un menù a 3 euro, a 4 euro, davvero? Sta parlando, scusi, uno che quando è entrato in Parlamento, non perché nato fortunato, ma perché si è fatto come ho già raccontato prima, diciamo, ero come quei ragazzi, poi... Ho fatto 15 traslochi in 20 anni in 4 città diverse, in 2 stati diversi. Mi è andata bene. Ma è uno scandalo o no? Mi è andata bene. Ho la fortuna di poter dire quando sono entrato nella Camera dei Deputati avevo un reddito leggermente più alto. Quindi, diciamo, ho la libertà sei di poter dire come Castelli. No, ho la libertà di poter dire domattina avendo un'autonomia, guardi che la libertà che ti dà il lavoro è un'emancipazione. Mi spiega se è uno scandalo o no quel menù, mi risponde a una domanda però. Ma il menù a 10 euro, 12 euro, è un menù che può essere considerato basso o alto, ma le sembra questo il tema? Il tema no, sono no, no, ma è un problema di esempio. Il tema, no, ma l'esempio sa qual è? È la proposta di legge letta sui vitalizi, che noi abbiamo firmato 2 anni fa, quando abbiamo iniziato ce ne siamo sentite dire di tutti i colori, ora siamo diventati 30, io mi auguro che ora, avendo una maggioranza così ampia, tutti mettono la firma dove l'abbiamo messa io Enrico Letta 2 anni fa e tanti altri. Il problema è di esempi che se uno dà, poi deve esercitarlo
quando fa politica e nella vita di tutti i giorni. Difendono le linguine? No, no, guarda, si figuri, tra l'altro diciamo, io vado avanti a Panini, quindi si può immaginare le linguine o le zucchine, quanto mi possono appassionare. Nell'Italia di Monti, tornare a dire quella frase per la quale fu letteralmente crocifisso Tommaso Padoa-Schioppa, pagare le tasse in un momento di crisi in particolare, come ci troviamo adesso, pagare le tasse è bello, ricordate cosa accade al povero Tommaso Padoa-Schioppa dopo aver detto, fu massacrato, ma non solo da adesso, fu massacrato e trattato da cretino a sinistra, ma perché, come si fanno a dire queste cose? Disse una cosa di grande civiltà, no? Come era nello stile dell'uomo. Si può tornare a dirlo? Si deve dire. Il vostro partito lo metterebbe in uno slogan, lei lo metterebbe in uno slogan, pagare le tasse è bello? Assolutamente, sì, guardi, lo metterebbe in un poster elettorale, lei Boccia? Il concordato fiscale con la Svizzera, noi l'abbiamo chiesto un anno e mezzo fa, e è stata una dei conflitti maggiori con il Ministro dell'Economia. Prima ancora che chiudesse... E adesso? Con questo governo non si può tentare. È una delle prime cose che noi ci aspettiamo faccia. Ma non l'ha detto, vero? No. Chi? Monti oggi, perché doveva parlare del concordato fiscale con la Svizzera, faceva la lista dei trattati. Perché è importante, perché... Diciamoci due cose importanti. Perché è importante Rusconi? No, perché mi è venuto in mente quello che avevamo chiesto prima, a proposito della Germania che è così, anche i tedeschi hanno esportato tantissimo in Liechtenstein, è intervenuto pesantemente il governo, anche in maniera un po' rocambolesca, perché ha fatto rubare dei eccetera, eccetera, e in quel contesto... Rusconi, ma ce lo chiede la Svizzera, è da mesi che la Confederazione Elvetica ci molto chiede... pubblicizzato questo rapporto interstatale, io sono incompetente, ma sentendo adesso... Guarda, noi abbiamo dati agli svizzeri, noi abbiamo i risparmi italiani in Svizzera ammontano a circa 180 miliardi, la Svizzera volendo tutelare ancora il segreto bancario in una stagione completamente diversa rispetto a quella passata, dove sì c'erano gli evasori e ci sono tuttora, dice... Io faccio pagare le imposte sui conti correnti come se ce le avessero in Italia e li tutelo solo dal punto di vista del segreto bancario. Germania e Regno Unito, che non mi sembrano due paesi diciamo non significativi, hanno fatto l'accordo. Il governo italiano è da un anno e mezzo, ad un certo punto anche Frattini disperato ha detto facciamolo, ma il ministro dell'economia per inspiegabili motivi ha sempre girato la testa. La testa dall'altra parte. Conflitto con Tremonti. No, è uno dei tanti. Questo è stato Presidente, uno dei motivi per cui il PDL ha rotto con Tremonti. Dovete accorgervene con qualche anno di anticipo. Però perché Tremonti non voleva farlo? Domanda ingenua. Perché Tremonti chiede a Berlusconi non lo voleva fare? Tremonti negli ultimi tempi aveva portato avanti una politica sua non condivisa. Sai, ministro del PDL non condivisa dal Presidente del Consiglio Berlusconi è noto. Non si mette a ridere. La verità, lei si mette a ridere, perché se le diciamo la motivazione ufficiale era l'uomo dello scudo fiscale, che anziché far pagare 45 miliardi sui 105 agli scudati, quelli sì, evasori in alcuni casi, probabilmente anche di capitali illeciti, l'uomo che ha fatto pagare il 5% ha avuto un sussulto di dignità e ad un certo punto ha detto non è etico. Ora lei può pensarla come vuole, questa è stata una battaglia che noi abbiamo fatto, abbiamo fatto interpellanze urgenti, abbiamo fatto question time.